Ciao a tutti ragazzi, oggi nuovo lavoretto alla Nissan Qashqai. Voglio aggiungere nel portabagagli una presa cinesigari come questa, poiché la Nissan ne è sprovvista ed è un di più che è molto indispensabile alcune volte. Sicuramente molti di voi già l'avranno messo ed è un lavoretto semplice e veloce da fare. Questa l'ho presa online, si trova ovunque però, non è semplice da reperire. Volendo si può comprare anche già con il filo incluso. Io già avevo un po' di cose, quindi ho comprato solo la presa a centisigari. In più voglio aggiungere anche un fusibile, come questo, basta da 10, quindi con il portafusibile, però sicuramente dove andremo a collegarlo, in questa parte di impianto sicuramente già avrà un fusibile originale, però per tutta sicurezza avendolo lo aggiungo. Ci servirà una quarantina di centimetri di filo, doppio come questo, quindi a doppio filo per creare il negativo e il positivo, e in più qualche presetta. Qui andremo a mettere queste presettine qui, femmine, che andremo a collegarle dietro la presa accendisigari. Mentre dall'altro lato collegheremo il portafusibili con un maschio e una femmina già presente, quest'altro capo del filo al positivo dell'impianto originale e qui un'altra presetta di questa con foro da 6 mm per portarla a massa vicino alla carrozzeria, quindi a quest'altro lato del filo. Ok, procediamo con il lavoro. Cominciamo da questo lato qui. Quindi mettiamo il positivo, presetta, ok, dopo averla chiusa, copriamo, ok, il positivo. Ora facciamo il negativo, ok, e questo lo andremo a collegare successivamente qui dietro. Mentre qui metteremo per il negativo, attenzione, quindi metteremo questo che andrà poi a massa. E in più qui metteremo il maschio per collegarlo al portafusibile. E questo qui. Ok. Quindi al lavoro finito avremo queste presette qui. Ci andremo a collegare, come già abbiamo, più e meno. Ok ragazzi, credo che siamo pronti, possiamo andare in macchina a collegare tutto. Ok ragazzi, eccoci in auto, io lo posizionerò in questo punto qui, dove c'è il segno. La parte di dietro non c'è nulla, possiamo forare tranquillamente. Per chi lo volesse mettere nello stesso posto, prendete come riferimento questo punto qui, questa linea qui, e verso l'interno 5 centimetri e mezzo.
Per forare useremo sempre questo utensile qui. E come misura 28. Ok, procediamo. Ok ragazzi, se eventualmente non ci dovesse andare, poiché è leggermente più grande di 28, con una piccola limetta allarghiamo leggermente il foro. Togliamo questi incastri, uno e due, questo dietro. Io già l'ho leggermente staccati. Però per toglierli basta usare un cacciavite fisso, tirando verso l'esterno un po' un lato, un po' l'altro lato. Stessa cosa questo dietro. Io ripeto, già l'ho staccato un pochettino. Dopodiché qui abbiamo un incastro. Basta sfilarlo verso l'esterno. Ecco qui. Già ci basta questo po' di spessore. Ora tiriamo la moquette verso l'esterno. Ecco qui, per poterci lavorare. Allora, il filo di massa dove andremo a mettere appunto la massa sarà questo qui. Mentre il positivo l'andremo a prendere su questa presetta qui, che sarebbe proprio questo connettore qui. Filo arancione, se vediamo sotto. Ecco qui, filo arancione, questa presa qui. Ok, cominciamo a mettere la presa accendisigari. Vi consiglio di mettere già i fili attaccati in modo da inserire tutto da qui. Quindi il positivo, il più. E il meno il negativo. Così. E non dimentichiamo di inserire la rondella filettata per poterlo serrare. Per ora questo sta bene. Ora andiamo a collegare i fili. Questo è il più. E qui collegheremo, come detto, la massa.
Qui ci occorrerà una chiave da 10 mm, come questa. Ok, e qui andremo a mettere la nostra massa. E ora il positivo, questa spina, ok. Qui andiamo a mettere un po' di biadesivo. Eccolo qui, così sarà vista e non ci darà fastidio che possa fare rumore. E anche qui un po' di spugna adesiva. Aggiungiamo anche una fascettina sopra in modo da reggerlo agli altri fili. Ok ragazzi, così al lavoretto finito. Prima di rimontare tutto, facciamo una prova. Mettiamo un comune caricabatterie. Ok, il cellulare è in ricarica. Possiamo mettere anche questo qui. Ok, questo è in ricarica. Ok, ragazzi, possiamo collegare qualsiasi cosa. Ora possiamo rimontare tutto. Attenzione che da quello che ho visto i 12 volts saranno sempre presenti, quindi se restate qualcosa collegato, poi potrebbe far scaricare la batteria. Quindi i 12 volts che arriveranno qui ci saranno sempre, sia a quadro spento, a quadro acceso ovviamente, che quando chiudete la macchina. Quindi qualsiasi cosa rimarrà collegato potrà assorbire corrente. Rimontiamo tutto. Fate andare la moquette sotto la guarnizione e rimettiamo gli incastri in plastica. Anche quello posteriore. Ok.
Qui stessa cosa, attenzione a far scendere la parte in plastica sotto la gomma. E poi incastriamo. Ok, l'incastro era uno solo. Ed ecco qui la nostra presettina. Ok ragazzi, grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo video.